Masa Mernam, sì. Finalmente l'inaugurazione di Caviar Milano. Finalmente. Cosa ci aspettiamo nei prossimi mesi in qualità? Sì, vi spiego un po' che qua abbiamo aperto questo primo boutique di caviale iraniano, qua a Milano in via della Moscova numero 27. Faremo la vendita del caviale, lo zafferano, champagne della Francia e vodka della Russia, vodka Belluga. Il caviale che arriva dall'Iran, che noi abbiamo gli allevamenti in Iran, produciamo il caviale e spediamo in Italia e distribuiamo in tutta Europa. Voi avete, immagino, anche un po' di organizzazione e di visione anche sulle possibilità di aprire anche altri punti? Certo, certo. Noi per ottobre apriamo lo stesso boutique a Roma e poi arriviamo a Barcellona, Parigi, le città importanti in Europa. Il caviale è solo riservato al luxury o c'è anche un qualcosa che può far sognare anche un pubblico, certo, di medio, certo, ceto? Noi, certo, noi abbiamo una gamba, no? Come si dice gamma? Sì. No, non lo so, come si dice? Sì, una scelta praticamente. Sì, abbiamo tipologie diverse del caviale che a tutte le persone può permettersi di comprare questo caviale. Non è che soltanto i ricchi possono mangiare caviale, certo. Non è detto, no. Il discorso dell'abbinamento, il pairing, champagne e caviale, c'è anche un altro pensiero, un'altra indicazione, altre strade da percorrere tra il caviale e un certo tipo di beverage? Allora, io consiglio sempre il nostro caviale di assaggiare in metodo puro, tradizionale iraniano, che noi mettiamo il caviale sul polso della mano, che prende un po' calore della pelle e poi si assaggia, così si sente meglio il gusto, il sapore, tutto del caviale. Invece si può anche mischiare, abbinare con pesce crudo, con gambero rosso, è molto buono, ostriche, salmone, tonno, con tartare di carne, molto buono, con le stracciatella, molto buono. Con uova, con patate lesse, ci sono tanti modi per assaggiare questo caviale. E anche magari con un buon cocktail forse. Certo, assolutamente, sì. E mettiamo sopra un po' di caviale. Via.